Ciao Como, sono Andrea Paolo di Allineamenti. Oggi vi vorrei parlare di fotografia, o meglio di alcune fotografie. La fotografia è un argomento che sto approfondendo in questi giorni, perché sto partecipando al corso gratuito di fotografia della Parada Partucce. Continuo a seguire il corso gratuito di Hula Hoop, dove con un po' di costanza e dopo parecchi fallimenti, alla fine sono riuscita ad imparare un po' di esercizi, con le maestre sempre pronte a spiegare i movimenti delle mani e del corpo per gestire il cerchio e un ambiente sempre scherzoso. Ma dell'Hula Hoop avevo parlato in un'altra puntata. Al corso di fotografia, i maestri Matteo e Jacopo si sono alternati, uno spiegando in maniera più approfondita la parte tecnica, in lezioni che ho purtroppo saltato perché ero in vacanza, quindi di diaframmi, obiettivi e altri dettagli non so ancora nulla. L'altro maestro invece ha spiegato la fotografia cercando di indagare il soggetto della foto e sono uscite bellissime riflessioni. Oggi mi sono trovato a studiare un album di fotografie di un artista russo, Alexander Petrosian, e ho ritrovato nelle sue fotografie tanti concetti spiegati al corso, oltre che una notevole dose di ironia. Vi mostro allora alcune foto. La prima è un primo piano di un uomo che sta uscendo da un lago ghiacciato. Alexander lo fotografa nel momento in cui sta salendo la scaletta per uscire dall'acqua, ed è lì Alexander, a 30 cm da questa testa e da queste spalle muscolose che grondano litri d'acqua. Come ha spiegato Matteo, per scattare una bella foto, in parada ma anche in altre situazioni, bisogna stare vicinissimi al soggetto e i risultati sono veramente impressionanti. Un'altra foto mostra un pompiere che spegne un incendio e un cittadino valoroso che usa la sua pipì per contribuire all'impresa di annaffiare questo incendio. Un'altra foto mostra un incrocio stradale pieno di fango e due signori in abiti perfetti e immacolati che mangiano tranquillamente un gelato, incuranti della sporcizia attorno, nelle loro scarpe tirate a lucido. Qui c'è anche un gioco geometrico con i soggetti evidenziati dalla regola dei terzi e dalla prospettiva. Poi una cerimonia religiosa ufficiale con degli alti cardinali tutti rivolti verso la cerimonia in abiti cerimoniali ed un bambino in abiti civili che guarda dalla parte completamente opposta, incurante della funzione religiosa, ma più interessato a qualcosa che sembra decisamente più importante. Poi troviamo una mongolfiera sullo sfondo e un signore in primo piano con una pancia che sembra un pallone. Una macchina con il cofano davanti accartocciato e a fianco al radiatore un cavallo per parte, a destra e a sinistra, come se l'incidente fosse stato tra i cavalli e l'autovettura e la peggio l'avesse avuta la macchina, con i cavalli proposti come mezzo di trasporto più moderno ed efficiente. Una foto con sullo sfondo Putin e un altro uomo che camminano ed in primo piano, ai lati sempre a destra e a sinistra, due piccioni, senza fava però. Una foto dove un autobus pieno di umili lavoratori è sovrastato da un ristorante, nella metà superiore della foto, dove qualche esponente della ricca borghesia sta cenando. Un'altra foto mostra un uomo che sullo sfondo della foto sembra cadere da dei tralicci, ed in primo piano c'è uno scheletro, quasi ad insinuare qual è il futuro di quell'uomo in caduta. E poi tantissime foto ad effetto. Difficilissima da descrivere è la foto dove una statua gigantesca, di cui si vede soltanto il braccio teso, sembra voler dare la mano possente e robusta ad un operaio che invece sta cercando di allontanare il suo braccio e la sua mano perché è completamente in preda al panico. Oppure una signora sta agitando una bandiera rossa, ma la lampada dietro di lei, che si vede
la cui luce si vede appunto attraverso la bandiera, sembra proiettare una mezzaluna della bandiera turca. E poi un quadro con sullo sfondo quello che sembra una Giunone rinascimentale, distesa completamente nuda su un letto, e in contrapposizione c'è in primo piano una donna vestita, che sembra la stessa donna dell'immagine, la stessa Giunone, soltanto un po' invecchiata. Spero di avervi destato la curiosità. Alla fine non vi racconto tutto ciò che il corso ha illustrato rispetto a cosa vuol dire fotografare un soggetto, come impostare la foto, ma pubblicherò il link a queste foto di questo artista Alexander assieme al podcast, così potrete studiare le foto in una maniera più attenta rispetto a come ve l'ho mostrata io in questi pochi istanti. Grazie ancora dell'ascolto e buonanotte a tutti voi ascoltatori di Ciao Como.